prego. Non mi posso sedere. Oh, il tuo posto, eh? Eh? Cosa hai detto? Non posso sedermi. Perché? Perché la gonna sennò si alza così e tu vedi tutto sotto. No, ma a parte che non vuoi... Ma camminiamo un po', fagli due passi. Camminiamo. Ma tutta la sera la facciamo camminando? Camminando di come va, come... No, la tua estate come è andata? No, ma è la tua che devi raccontare. Intanto... Ah, io devo raccontare anche la tua, però. Ma io la mia, aspettavo te. È stata felice, che bella faccina riposata. Insomma. No, allora, tu tante invece, cose. Tu hai visto Damiano? Eh? Damiano, l'hai visto? L'ho visto, è molto gentile e carino. Senti, scusa, è molto coraggioso. Damiano o Marrakesh? Cose diverse. Tanto non sono cose. Ma forse Damiano ha un carattere migliore. Sì, io non parlavo del carattere, però va bene. Ma di cosa dobbiamo parlare? No, di niente, di niente. Mania proprio. Ma no. Sì, no, ma figura sessuale. Ma no, sei tu, scusa, chi ha parlato di Marrakesh tutto l'anno scorso? Tu, mica io. Io l'anno scorso ho parlato tutto l'anno di Marrakesh. Sì. Ma stai scherzando? Un po'. Cosa c'è lì, un sig? Sì, cosa c'è? Uno pettinato. No, ci sono dei cartelli Ornella... Con la voglia e la pazzia, spero l'appuntamento tu mi dia. Allora. C'è un pretendente, guarda là, guarda, con la voglia, guarda, dov'è? Il cartello. Con la voglia e la pazzia, spero un appuntamento tu mi dia. Digni. Mi dia, no, ha fatto la rima, la voglia e la pazzia, spero che l'appuntamento tu mi dia. E chi è? E quel signore là, quel ragazzo, come chi è? E adesso che ci posso fare? Un po' più promise. Senti, Ornella. Un po' giovane, però... Ornella. Per i lavori in casa mi potrei... Ma come? No, perché veramente un uomo ci vuole. Non ma no! Sede, tu non lo so. Vabbè, chiediamo, ma lei è disponibile anche per un dare un uomo aiuto? Che, sai, ha detto che è disponibile. Lampadi, poi io sono negata, se tocco una roba elettrica salta. Ha detto si può fare, è disponibile anche per un aiuto, vedi, in casa? Vedi, c'ho quelli che rollano, quelli che... C'ho tutto, un'organizzazione. Guarda cosa ti faccio vedere. Abbiamo preparato. Perfetta. Abbiamo preparato un filmatino dei tuoi momenti memorabili dell'anno scorso. Dell'anno scorso. La scorsa stagione. Guardiamole un po'. Tanto proviamo a sederci. Salvi a fare il ponte. Ho saputo soltanto da poco che sarebbe il ponte più lungo del mondo. Eh sì? Ma chi cazzo se ne frega? Arrivo a casa, c'è mio nipote con in braccio questo coso nero, io prendo un croccantino e cerco di infilarglielo da dietro, perché dietro e davanti era uguale, era tutto uguale. A parte piccoli particolari, sapevo tutto. Non ho mai fatto l'amore con Califano. Cinque cellulari nella tuta gold. Devi, non ti chiamerò. La barra deve costare poco perché vuole essere bruciata, poi buttatemi nel mare quello che vi pare. E il vestito ce l'ho, è di Dior. Aveva figura. Allora. La meringa si è un po'. Sì. Però va bene. Lo sapevo. Vabbè. Che posso fare? Posso aiutarti in qualche modo? L'importante era l'entrata. L'importante era l'entrata, adesso l'avete vista, adesso la meringa sta lì così, insomma non c'è altro da fare. Stasera uno esce così, un golfino. È una meringa, certo, assolutamente. Senti, no, ti abbiamo accolto con Perduto. Che è uno dei brani che faranno parte del tuo nuovo album, che uscirà tra qualche giorno, che ne parleremo a lungo per tutto l'anno, e eccolo qua, questo è l'album. Sono tutti pezzi miei classici, sì? rivisitati, riarrangiati da giovani produttori o DJ, e la voce invece è quella di oggi però, okay. I concerti di oggi, versi... Certo. Quindi la voce di oggi con arrangiamenti diciamo contemporanei. La copertina... L'ho voluta io, l'ho fatta io, come volevo io. Come si intitolerà il disco?
Si chiama Diverse. Diverse, perfetto. Quindi ne parleremo nelle prossime settimane, ascolteremo anche, insomma, quindi ne parleremo a lungo. E come mai ti è venuta questa voglia e la pazzia di fare questo disco? Chiederò la BMG. Ok, perfetto, la risposta è la casa discografica. Benissimo, perfetto, va bene. Senti, adesso c'è l'argomento che tu mi avevi detto non ne voglio parlare assolutamente. Mi dicono che hai delle scarpe meravigliose. Eh sì. Le tengo come l'oro puro. Sono di Dior. Sono bellissime, sì, sì. Infatti. Ma è un'eleganza Ornella. Ma ragazzi, ma dove la troviamo un'altra persona? Ma dove la trovi la meringa così? Meringa. Però almeno hai fatto un ingresso pazzesco. Senti, allora, qualche settimana fa, come sappiamo, hai festeggiato un compleanno importante, no? Ah, sì. Ecco, no, sì, voglio dire, sì, come hai festeggiato? E tutti si chiedono, chissà cosa ha fatto. Ecco, io odio le feste. Però... Le odio. Con la mia famiglia, eravamo in 5 a tavola. Beh, bello invece, scusa. Bellissimo. Quindi non c'erano... No, feste, qua a 90 anni, come dovevi festeggiare? No, quello invece c'è tanto da festeggiare. Un debutto in società, così da... No, a 90 anni è meglio stare tra di noi. Sì, va bene. Tra di voi, tra di loro. Sì, sono con gli amici e i parenti. Tu eri solo con i parenti, cioè con la famiglia. Io sto con la mia famigliola. Perfetto. Che non è una grande famiglia. Però? Siamo in 5. Eravate in 5. Con la fidanzata di mio nipote, però. Se non ce l'hai, siamo in 4. Ok, perfetto, va bene. È stata ammessa la fidanzata del nipote. Va bene. Sono arrivati, però, per te... 2 messaggi d'auguri e te li volevo far vedere. Allora, guarda il primo. Ciao Melnik, come potevo mancare nel farti ancora gli auguri in questa data così speciale? Sai quanto io ti ammiri, quanto ti voglia bene, e un grande bacio a te, a Fabio. Ciao ragazzaccia, Nico Patti. Ciao Nicoletta, grazie, fatti bravo che è stata gentile. Nico Paz è molto carina. Sì. Voi siete amici da quanto tempo? Ma guarda, da poco, perché in fondo... Da poco? Saranno 10 anni, non di più. Ma cosa, perché prima non vi salutavate quando vi vedevate? Non ci incontravamo, non ci è capitato. Ma tutte le canzonissime, le cose, mai? No, mai. Non l'ho incontrata. Beh, è strana sta cosa. Ma marzo perché... No, però è strana, io mi aspettavo che mi vedeste sempre. Insomma, no, è da 10 anni, no, che ci frequentiamo. Chissà quante cose avete da dirvi. No, nel senso che se prima non vi eravate frequentati. Ma veramente è da dirvi poco, perché io ho detto tutto qui, lei tutto là. Cosa ci diciamo di nuovo? Guardiamo l'altro video. Questa è una sorpresa, Ornella, guardalo bene, eh. Ciao Ornella, tanti auguri. Auguri Ornella! Ero venuto a farti sotto casa direttamente, ti avevo citofonato, ma non mi hai risposto. Okay. Dai, scherzo, ti mando un bacio, ti voglio bene. Io odio! Ha detto che era venuto a farti gli auguri sotto casa che non hai risposto. No, io veramente stavo al telefonino. Lui era giù, suonava, ma il telefonino non so, ma è tornato a casa. Mi ha detto io torno a casa. Però è venuto davvero, scusa, è stato bravo. È venuto. Grazie, è stato molto gentile. E, ecco, una cosa mi ha molto colpito del tuo compleanno, che tu hai detto che ti sei rivolta al sindaco di Milano Sala, sì. E hai detto che ti sarebbe piaciuto, ti piacerebbe che ti intitolassero un'aiuola. No, era perché ormai io sono l'ultima, secondo me, milanese, sì, che rappresenta un'epoca meravigliosa. Sì. Quindi sarebbe giusto, allora, il lirico, giustamente, di Gaber. Teatro lirico, sì. Teatro Streller. Teatro importante di Milano che è stato dedicato di Streller, a Giorgio Gaber, Streller, l'altro Streller. A Streller. Lo studio è della Melato, il piccolo è di Grassi. Sì. Datemi un'aiola. Tu vorresti un'aiuola, hai detto però, che te ne cureresti tu. No, perché la danno tutto da morto. Sì. Cioè ti danno queste cose da morti. Che non servono. Lo facessero da vivi, uno è anche più contento. Certo, no. Sì, certo. Poi la curi tu l'aiuola, però.
E mi tocca. Eh sì, sì. Vabbè, chissà, se il sindaco ci sente, magari... È un... Ma mi sente, ma Raiola non me la dà. Poi dopo il compleanno di Ornella, il giorno dopo, è stato il compleanno di Gino Paoli. Anche lui ha compiuto 90 anni. Sì, sì. L'anno scorso hai detto che ti piacerebbe fare ancora un tour con lui. Ma che tour? Non stiamo in piedi. Ma... hai detto tu, scusa, quest'anno hai fatto un tour tu. Non ho detto tour. Hai fatto tre date, vabbè, un concerto. Ecco. Vabbè, un concerto. Ma lui non mi pare propenso. Perché dici che non si alza dal divano? Ma non si alza che pigro, dal divano. È pigro. È pigro, dorme sempre. E poi all'ultima volta che l'ho visto mi ha detto vorrei scrivere, davanti a sua moglie, vorrei scrivere una canzone sulle mani di Ornella. Ma l'ho già fatta. Vabbè. No, che le mani che possono tenere tutto. Magari potresti tenere tutto. Magari potresti tenere tutto ciò che amo. Va bene, Ornella. Voleva dire che volevo... Ma che cosa hai capito? No, che vuole continuare senza fine. Tu hai l'estrema altura. No, qui non c'è niente da fare. No, voleva continuare senza fine. Voleva fare il seguito di Senza Fine. Sì. Vabbè, magari glielo chiediamo. Se viene a trovarci... Guarda, ti prego. Non facciamo il concerto, no? Non lo facciamo. A me piacerebbe, vabbè, però. Senti, mi piacerebbe anche a me, ma non so. E chissà, vedrai, vediamo. Vediamo. Poi volevo dirti una cosa. In vacanza tu dove sei stata? Allora, ho fatto 10 giorni meravigliosi. Oh, raccontaci un aneddoto. Mio nipote, che è un ricercatore di case pazzesco, ha trovato sopra Cattolica una casa dentro un parco protetto con la piscina. Oh. Arriviamo, cara. Vabbè, però. No. Arriviamo, c'è questo enorme parco, grandissimo. Sì. Questa casa è la piscina. Non si vedeva il mare, si vedeva solo l'infinito. Bello. Ed era una cosa ipnotica, perché l'infinito non riesce a fare niente, non riesce a leggere, perché ti porta via, ti porta nell'infinito, appunto. E io sono andata a dormire, ero stanca, morta, non ho chiuso le persiane, e io che dormo sempre al buio, ho dormito con la luce piena del sole che entrava fino alle 10:30. E dormire, svegliarsi col sole e il mare... Se c'è una cosa più bella, me la raccontate. Senti, per concludere volevo farti una domanda invece, che una curiosità, una mia curiosità. Un paio di settimane fa hai fatto una bellissima conversazione con una delle più grandi giornaliste. Natalia Aspesi, la meravigliosa Natalia Aspesi su Repubblica, sul venerdì di Repubblica. Hai raccontato una cosa che avevi già detto forse altre volte, cioè che non ti interessa la moda della long life. No. Cioè strategie per allungare la vita, però sono cose che poi si dicono, ma vabbè. Io so, invece che non mi interessa. Non ti interessa. Ma perché? Perché trovo stupido. Se muore, cioè, lo trovo cretino il long life, perché in effetti non esiste la possibilità. Dovresti cambiare gli organi di ogni essere umano per vivere oltre quello che gli tocca. Sì. E quindi, no, io quando devo morire muoio. Vabbè, non ne parliamo di questo. Ma la cosa... La good life, intendo. Ecco, adesso c'è Camillo, lo ricordi, a Milano, che fa appunto una... ha fatto una conferenza, io andrò la prossima, dove parla appunto della good long life. Certo, invecchiare bene, insomma, una vita lunga e buona. Mangiare meglio. Ecco, a proposito di mangiare, era l'ultima domanda, in questa deliziosa conversazione che hai fatto con Natalia Aspesi, a un certo punto parlate, tutte e due, e dite, io ma la sera mangio il formaggino, e l'altra dice, io mangio il brodino.
Non ho capito chi è che mangia le stelline. Io il brodino con le tortelline. Ah, con i tortellini. Lei e lei il formaggino. Che poi sono andata a fare questa intervista a Natalia, che è stata cattivissima con me in passato. È stata cattivissima. Adesso si è dimenticata, si è abbonita. Anzi, mi ha detto, ma che bel profilo che hai. Hai visto? Mi ha fatto anche dei complimenti. Allora, una volta... Io la invito sin d'ora, mi piacerebbe molto una vostra conversazione qui. Se venisse sarebbe bellissimo ascoltarvi. Sì, mi metto qui in un angolo, vi ascolto, bellissimo. No, è molto... È più buona di prima. Lei dice di no, sono rimasta cattiva, invece è più buona. Sì. Allora, il fatto è che io ho questa cicatrice qua al collo, vabbè che mi ha fatto tanto soffrire, e a un certo punto è scesa qua, e quindi era un'ombra nera, e io non potevo più andare in televisione, perché avevo questa macchia così. E lei scrive... La Vanoni che arriva in televisione con quell'orrenda macchia. Dico, grazie. Vabbè, però. No, però cosa? No, non lo sapeva magari, dico, ecco. Non... Ma cioè, no. Vabbè, comunque adesso avete fatto... Un'altra volta mi fa. Vogliamo rovinare l'intervista, vabbè. Si spara, Paolo si spara, non sì. Muore. Non muore. Meno male. Non muore mai? Io vado a trovarlo di sera per non essere fotografata e lei dice va di sera apposta per farsi notare. No, invece dice non era vero, vabbè. E allora un po' risentita con lei. Invece avete fatto pace. Ma sì, perché a me non, non mi... Potete vedermi fare una cena una sera, minestrina, formaggino, bellissimo. Lei mangia il formaggino e tu la minestrina e basta. E vabbè. Io minestrina. Vabbè, però a me piacerebbe molto vedervi insieme qui a fare una conversazione. Chiamala tu. Io la chiamo, certo che la chiamo. Domani la chiamo. No, domani la telefono e mandiamo dei fiori e speriamo che venga a trovarci. Senti, hai dichiarato che ti piacciono gli abbracci, vero? Per me l'abbraccio è la cosa più bella che si possa avere tra due persone. Ma due amici, per esempio. Due grandi amici che si abbracciano, si stringono, è come se volessero proteggerti. L'abbraccio scioglie tutti i nodi che hai dentro, perché tutti abbiamo dei nodi, la vita non è facile o difficile, ma insomma per alcuni soprattutto la vita non è facile. E l'abbraccio è... A me è capitato di abbracciare persone che non conoscevo, le vedevo ripiegate come tristi, allora io da dietro andavo, stringevo e in genere piangono le persone. Ma noi ci possiamo lasciare adesso con un abbraccio? Ci sì. Allora sì, ti abbraccio, a nome di tutti. Grazie. Ornella Vanoni. Grazie.